Andiamo a preparare insieme un dolce che tutta la mia famiglia ama e che abbiamo sempre comprato ed è la torta sette veli. Andrò a fare questo dolce per il 30° compleanno di mio marito che è stato il 14 di maggio. E noi lo stiamo andando a festeggiare 2 giorni dopo perché non abbiamo potuto. È un dolce un pochino laborioso, però scopriremo come prepararlo passo dopo passo. Gli ingredienti che ci occorrono sono 100 g di farina, 100 g di zucchero di canna, 80 ml di latte e 80 ml di olio di semi, 4 uova a temperatura ambiente, mezza bustina di lievito per dolci, 100 g di cioccolato fondente di buona qualità e aroma per dolci. Io sto andando ad usare l'aroma alla vaniglia. E montiamo le uova per almeno 15 minuti, devono diventare gonfie e spumose, come sempre. Abbassa la velocità della planetaria, aggiungi a filo latte e olio e poi le polveri, quindi farina e lievito. Incorpora anche il cioccolato fuso intiepidito per non rischiare di far cuocere le uova. La base andrà a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti, ma dato che è sottile la base, penso che 25 minuti andrà bene. Comunque sia, vai a fare sempre la prova a stecchino per verificare se è cotta. Per i 2 dischi di gianduia invece ci servono 30 g di cereali, 40 g di nocciole tostate e 200 g di cioccolato al latte. Primo, mi scuso per la pessima ripresa, ma pensavo di essere centrale. Secondo, dalle nocciole frullandole avrei dovuto ottenere una crema, ma dato che questo frullatore aveva delle piccole lame, non ci sono riuscita. Quindi ti suggerisco di sostituirle direttamente con 40 g di crema spalmabile alle nocciole, che unendola al cioccolato sciolto a bagnomaria, vedrai che diventerà un tutt'uno. Infine, aggiungi anche i cereali sminuzzati con le mani. Mi sono preparata una base del diametro della mia stessa tortiera, cioè 24 cm, con sopra la pellicola trasparente. Adesso ci andiamo a versare metà del nostro cioccolato. Dobbiamo ottenere un disco molto molto sottile. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra parte. Riponi entrambi i dischi in frigorifero fino al momento di assemblare la torta. La bavarese alle nocciole invece ci servono 250 ml di latte, 100 g di nocciole tostate, 40 g di farina, 4 g di gelatina in fogli e 200 ml di panna da montare, già zuccherata. Versa la farina setacciata almeno 2 volte in un pentolino. Mi raccomando, questo passaggio è fondamentale per evitare la formazione di grumi nella crema. Poi inserisci anche la crema alle nocciole. Non fare caso al fatto che anche questa volta ho aggiunto la polvere di nocciole, ma ci ho pensato solo adesso che potevo usare quella. Aggiungi anche la gelatina messa in acqua fredda per 10 minuti e strizzata. Poi porta sul fuoco e fai addensare. Montata la panna, puoi incorporarla alla crema con movimenti delicati dal basso verso l'alto. A questo punto rivesti i bordi di una tortiera a cerniera da 24 cm con 2 strisce di foglio d'acetato, ma va benissimo anche la carta forno. E diviso il pan di spagna in 2 parti, adagia la prima base nello stampo. Prendi il disco di gianduio che a questo punto si sarà indurito e vedrai che staccarlo dalla pellicola sarà un gioco da ragazzi e appoggialo sul pan di spagna. Ricopri con la crema al gianduio appena preparata, livellando bene la superficie e lascia riposare in frigorifero per 3 ore.
Ci servono 250 ml di latte, 200 ml di panna da montare già zuccherata, 200 g di cioccolato fondente e 30 g di farina. Stessa operazione di prima, quindi setaccia la farina e aggiungi a filo il latte. Poi porta sul fuoco e fai addensare. Aggiungi il cioccolato e mescola fino a farlo sciogliere. Dopodiché incorpora la panna montata a neve con movimenti dal basso verso l'alto. A seguire la mousse al cioccolato che va distribuita e livellata per bene sulla superficie. Dopodiché la torta deve riposare in frigorifero per almeno un'ora prima di essere glassata. A proposito di questo ho preparato una glassa che però non mi è riuscita. Quindi ti rimando sia nelle schede in alto a destra che nelle schermate finali al video dei profiterol dove potrai trovare una buonissima glassa a specchio per guarnire questo dolce. Passiamo dunque alle decorazioni della sette veli. Riveste una teglia che possa entrare nel frigorifero con della pellicola trasparente, sciogli 100 g di cioccolato bianco nel microonde o a bagnomaria e con l'aiuto di una forchetta in stile Pollock forma degli rigori. Questo è un passaggio divertente anche da fare con i bimbi. Finita la tua opera d'arte, riponi in frigorifero per mezz'ora se vuoi ottenere un effetto sfumato come quello che hai visto dalle prime clip, oppure per un'ora se vuoi che le linee bianche risultino definite. Poi sciogli anche 200 g di cioccolato al latte o fondente e versalo sopra a quello bianco. Con l'aiuto di un coltello come quello che vedi in video o con una spatola, livella per bene la superficie. Anche in questo caso devi creare uno strato sottile. In questo momento mi sono sentita tanto Ernest Knam, il re del cioccolato. Ho sempre voluto lavorare questo prodotto che tanto amo come lui. E devo dire che per la prima volta non sono andata per niente male. Tu cosa ne pensi? Al lavoro ultimato dai dei colpetti con il palmo della mano sulla teglia in modo da eliminare eventuali bolle d'aria e riponi in frigorifero per un'ora. Riprendi il cioccolato e con l'aiuto di un coppapasta oppure di una tazzina, come nel mio caso, ricava dei cerchi. Il cioccolato con il calore tenderà naturalmente a sciogliersi, quindi ti suggerisco ogni tanto di riporlo in frigorifero per qualche minuto, così sarà più facile dargli forma. Con il rimanente cioccolato ho creato dei rombi che mi sono serviti per distanziare i cerchi. Ovviamente, prima di mettere le decorazioni, ripeto che dovrai glassare la torta su una gratella appoggiata su una teglia, rivestita di carta forno. E voilà! Dopo un'intera giornata di lavoro, ecco com'è venuta la mia torta a sette veli. Se non hai tempo, ti sconsiglio di prepararla, ma sappi che è perfetta per le feste e, come in questo caso, per un compleanno. Per i 30 anni di mio marito volevo fare qualcosa di speciale e spero di esserci riuscita. Intanto ti posso dire che è piaciuta a tutti. Il taglio della torta con tanto di manonna del mio puffo ha creato un bellissimo effetto domino con i dischi di cioccolato. Virtualmente ti offro una fetta e con la speranza che questa ricetta ti sia piaciuta ti lascio alle foto della serata trascorsa con la mia famiglia. Un abbraccio!